Il quinto appuntamento del Italy China Careers Day, un appuntamento importante perché riguarda le risorse umane, organizzato dalla Fondazione Italia Cina con il supporto di Associna e che mette in contatto studenti italiani e cinesi con le multinazionali, le piccole e medie imprese che abbiano in qualche modo un legame, appunto, mettano in contatto Italia e Cina. E che cosa succede oggi? Sostanza, questi studenti vengono sottoposti a dei colloqui organizzati per appunto dalla Fondazione Italia Cina e vengono messi appunto a confronto con le realtà che in questo momento hanno bisogno di persone perché hanno delle attività in Cina, perché comunque esportano verso la Cina e in questo momento il problema è che mancano delle persone che possano lavorare in questi comparti e qui queste persone vengono ricercate. L'evento di oggi è il quinto in 4 anni, quindi segna un po' una continuità di cui siamo molto contenti, ha una peculiarità. Abbiamo ricevuto più di 400 curricula, circa 450 CV, ne abbiamo selezionati 150 che oggi pomeriggio le aziende incontreranno e altri 140 circa sono in attesa di essere visti in un secondo momento, il che significa che, lasciatemi dire così, abbiamo fatto poca selezione, ovvero i profili che sono arrivati sono buoni, molto buoni, tendenzialmente rispetto alle edizioni passate più alti, il loro profilo è più alto, la preparazione è migliore e questo ci ha consentito di dover scegliere meno. Chi presentare ovviamente a queste 22 importanti aziende, anche sotto il profilo delle imprese abbiamo dei numeri interessanti, 22 aziende tutte di altissimo profilo, alcune di queste hanno recenti acquisizioni nel nostro paese, quindi siamo anche sul momento sul pezzo, in cronaca. Sì, sì, è un piacere. Quanti anni hai? 28. Ecco, tu qui praticamente che cos'è che cerchi? Allora, una posizione impiegata, probabilmente all'assistente a qualche posizione in alta gestione e vedrò se lo riesco a trovare. Speriamo che di sì. Speriamo anche noi. E praticamente quando tu arrivi qui, ti piacerebbe lavorare per un'azienda che possa tornare in Cina e lavorare quindi di nuovo in Cina oppure per un'azienda italiana che si occupi di Cina ma che stia qui? Allora, praticamente preferisco fare trasferte avanti e dietro, quindi sia in Cina che in Italia, ma non voglio essere permanente. Perché permanente diciamo che io sono un po' abituata in un posto, che tipo in Italia, oppure tornando in Cina, comunque il mio paese d'origine mi piacerebbe, però rimanere lì permanente è un po' difficile per me. Sicuramente molti di loro devono ancora crescere da un punto di vista del sapersi porre o saper come affrontare un colloquio. Abbiamo due momenti di formazione molto importanti in cui cerchiamo di spiegare ai ragazzi di lasciare a casa tante altre persone, personaggi che viaggiano inevitabilmente con noi quando ci presentiamo davanti a un'azienda di grande livello per un colloquio. Quando siamo davanti a un'azienda e dobbiamo proporre noi stessi, bisogna anche saper essere un po' più professionali, un po' più presenti, un po' più sul pezzo. Come ti chiami? Daniele Zhang. E quanti anni hai, Daniele? Ho 27 anni. E sei qui anche tu appunto per il Career Day, quali sono le tue aspettative oggi? Che cosa vorresti che uscisse da questo incontro? Allora, io sono qua per cercare un'opportunità per la mia futura carriera, mi sono appena laureato e quello che cerco è appunto un buon punto di partenza, via. E ti posso chiedere dove ti piacerebbe iniziare a lavorare? Allora, io sono laureato in ingegneria, quindi non mi dispiacerebbe lavorare nel campo in cui ho studiato. Però non chiudo nessuna porta, sono aperto a qualsiasi proposta e insomma si imparerà lavorando. E tu sai che le persone con il tuo profilo sono quelle in questo momento maggiormente ricercate, cioè ingegneri molto tecnici che conoscano bene due lingue, tu tre probabilmente perché conoscerai anche l'inglese, giusto? Ok. Ti piacerebbe lavorare qui in Italia per un'azienda che esporta in Cina oppure in Cina e trasferirti di nuovo insomma in Cina? Allora, come preferenza comunque vorrei stare in Italia, poi trasferte in Cina non mi dispiacerebbero. Io sono nato e cresciuto in Italia e andarmene via mi dispiacerebbe. Però, insomma, ascolto tutte le proposte che mi faranno. Mi colpiscono tantissimi aspetti, uno di questi è sicuramente non può passare inosservato il loro elemento social, usiamo questo vocabolo. Oggi questi ragazzi sono su un altro pianeta rispetto a questo tema, hanno tutti WeChat e quindi per scambiarsi un contatto accendono un radar sul loro smartphone e si collegano, creano dei gruppi di lavoro, di amicizia
e questo è un elemento molto importante anche per le nostre aziende. Significa che essere freschi e veloci sotto questo profilo può facilitare nell'entrare in contatto in modo corretto con potenziali candidati cinesi o anche in generale con partner in questo paese. Quindi bisogna essere molto al passo coi tempi. La tecnologia è un elemento che sicuramente colpisce rispetto a loro. Ben ritrovati all'angolo Imparare la Cina, sempre con il nostro Angelo Ou, che è tornato a trovarci. Angelo, benvenuto. Mariangela, è sempre un piacere, eccoci. Anche per me, e siamo ad una settimana circa da Expo e dunque andiamo a vedere quali sono i caratteri principali che richiamano anche un'altra Expo importante che c'è stata, che ci ha preceduto, quella di Shanghai. Sì, Mariangela, siamo ormai Expo alle porte e la precedente esposizione universale è avvenuta nel 2010 a Shanghai e aveva come tema Better City, Better Life, come ricorderai. Esatto. Ma quello che è importante è che è avvenuta, era mondiale, è avvenuta in Cina, è avvenuta a Shanghai e finalmente fra pochissimi giorni sarà in Italia, a Milano. E allora abbiamo pensato di far rivedere ai nostri appassionati i caratteri che riguardano questa situazione. Ed ecco che vediamo innanzitutto importantissimo su GE, che è il mondo. Il mondo sono due caratteri abbinati molto importanti e si può intravedere, Mariangela, nella prima parte di Su, che vuol dire sostanzialmente una metà parte del mondo, vedere 3 volte 10, quasi una trentina, cioè quasi una generazione, perché si stimava che 30 anni fossero il tempo di una generazione. E naturalmente seguito da un secondo che è solamente di supporto omofonico, anche se sulla parte superiore ha, come vediamo, che riconosciamo un campo. Il secondo che andiamo a rivedere, Mariangela, per rinfrescare un po' la memoria ai nostri appassionati, è Zhongguo e quindi Cina, i due caratteri di centro del mondo, perché ricordiamo che secondo il sistema tolemaico, ma anche secondo gli stessi cinesi, la Terra era a forma quadrata e stava la Cina al centro del mondo. La esposizione internazionale è venuta nella importante città di Shanghai ed ecco i due caratteri di sopra e mare. Importante vedere che mare sulla parte sinistra ha il carattere esemplificato di acqua e questo da solo sostanzialmente, Mariangela, vuol dire ogni, quasi a dire che tutte le acque vanno a finire nel mare, e questo è il mare perché Shanghai sappiamo che vuol dire sopra il mare. Grazie al cielo, il 1° di maggio aprirà la nostra esposizione internazionale italiana ed ecco il nostro Italia, ma che sarà a Milano, quindi vediamo per prima Milan, che viene caratterizzata dal carattere di riso Mi e dal carattere di orchidea Lan, che avverrà in quello che noi riteniamo essere il più bel posto al mondo, che è l'Italia, Italy, che è quel posto, e concludiamo, Mariangela, dove quel paese al mondo dove c'è il sole e dove la popolazione ha il cuore. Esatto, molto bello tra l'altro il carattere di Italia, l'avevamo visto anche in un'altra occasione. Allora riprendiamo insieme quelli che sono stati i caratteri, ve ne mostriamo come sono scritti perlomeno tre, che sono appunto i tre più importanti. Andiamo a vedere Cina ancora una volta, come vedete e come spiegava lo stesso Angelo, c'è il carattere di Dung, quindi il mezzo, e poi il carattere di paese Guo. Jun e Guo vanno a formare appunto Cina, quindi Jun Guo. Andiamo a vedere anche Milano, perché l'Expo si terrà appunto nella città milanese e dunque il carattere è quello di Milan, come vedete. Il Mi lo vedete sulla vostra sinistra, Lan che sta a significare un fiore, ovvero appunto l'orchidea, sulla destra a formare questo carattere importante che rappresenta appunto la città di Milano. E poi ad ultimo Italy, come ricordava anche Angelo, Italia, tre caratteri a formare questa parola importante per noi. Il primo, ricordava, e lo vedete anche disegnato dalle mani,
anni della nostra Carmen, ha il sole, ha il cuore, insomma davvero un bel carattere che rappresenta il nostro paese. Il da al centro vuol dire grande e poi appunto si finisce con lì, come state vedendo. Non ci resta che ringraziare Angelo per essere stato qui con noi, grazie mille davvero. Grazie a voi Mariangela. E ci seguono sabato su Milano Finanza, esatto, per noi saperne di più. Aspettiamo l'Expo con ulteriori commenti da parte tua. Intanto noi ci separiamo qui e vi aspetto tra poco per il servizio di CNC.